Gli uomini avevano un braccio a sinistra e un braccio a destra del loro corpo. Il loro corpo si sosteneva su due gambe. I denti della loro bocca erano 32. Gli uomini si dividevano tra maschi che avevano di solito i capelli corti e pene, le donne che avevano di solito capelli lunghi e vulva. La loro riproduzione si faceva con la penetrazione del pene nella vulva e la sua successiva eiaculazione. A volte la penetrazione del pene si faceva nell'ano, che era la parte posteriore del corpo degli uomini. Le costruzioni dove abitavano si chiamavano casa e gli oggetti dove mangiavano il loro cibo si chiamavano piatti. Gli uomini avevano creato mezzi di trasporto per andare sulle isole e quando litigavano tra loro alzavano il tono della voce e utilizzavano una delle loro due mani battendola con forza su una superficie di legno, di plastica o di marmo. Vivevano in luoghi che chiamavano villaggi, città, paesi. Alcuni avevano belle voci che utilizzavano anche per cantare. Ad esempio Frank Sinatra, Madonna, Luciano Pavarotti. Quando loro cantavano, gli altri uomini o li ascoltavano immobili o ballavano. Una canzone caratteristica creata dagli uomini era questa. No, onda su onda. Il mare mi porta alla deriva, alla sorte cattiva. Notte buia che c'è, onda su onda,
Una cosa molto importante che avevano creato gli uomini erano i tessuti. Il tessuto di cotone lo facevano con il cotone, o il tessuto di lana che facevano con la lana. Con questi tessuti coprivano la più grande parte del loro corpo, chiamandoli vestiti. Alcuni esempi caratteristici sono giacche di lana, di jeans, le gonne di pelle, le giacche a doppio petto, i tagliè e le magliette a collo alto. Caratteristici disegnatori di vestiti sono Donna Karan, Demna Gazzalia e Kenzo. Gli uomini si parlano con le parole. La scelta giusta di parole era una procedura tormentosa per tutti gli uomini, dalla loro nascita alla loro eliminazione. Molte parole create dagli uomini stessi non erano mai stati capaci di capirle, spiegarle o percepirle, come la parola amore, mare, morte, pecora e abbraccio. Gli uomini lavoravano in società o da soli, avevano animali domestici e scarpe di pelle o di tessuto. La loro attività durante il giorno, vuol dire quando c'era luce, erano diverse. Uno poteva vedere un uomo compilare un contratto, tagliare un'anguria o anche un'arancia, guidare una macchina, e qui segnaliamo che per guidare una macchina uno aveva bisogno di un documento che si chiamava patente, ma anche operare un altro uomo che affrontava un dolore alla schiena, o riempire di acqua una piscina con la sistola, tagliare dei pomodori maturi, comprare una borsa, sorridere parlando con la moglie di suo padre, camminare dentro una casa molto calda, ma quando cadeva la sera gli uomini chiudevano gli occhi e dormivano appoggiando la loro testa su degli oggetti di tessuto rettangolari e morbidi. Tutti gli uomini facevano la stessa cosa ogni sera e tutte le mattine facevano colazione. 7,5 miliardi facevano la mattina colazione, senza essere costretti, senza che fosse vietato mangiare qualcos'altro. Lo facevano volentieri. Ogni mattina dei milioni di burro, marmellate, caffè, spremute e rispettivamente ogni sera milioni di whisky, pistacchi e cheeseburger. Gli uomini tremavano quando avevano paura e confondevano le loro parole quando erano schiaffeggiati. Sorridevano quando erano accarezzati e si ubriacavano quando erano offesi. Gli uomini erano degli organismi particolarmente seducenti, nuotavano bene, scrivevano delle opere e operette, dipingevano dei ritratti e paesaggi. Alcune realizzazioni notevoli dell'uomo sono le seguenti: vino, accendino, crema per le mani, chitarra, bollitore, cesoie, fontana, antidolorifici, tavole, macinino per il pepe e altro. Il corpo umano è composto da pelle, sangue, capelli, eccetera. Si allenava con attività improvvisate come gli sci al mare o la pallacanestro. Dopo l'esercizio fisico, gli uomini riposavano
il loro corpo su degli oggetti che chiamavano sedie. Gli uomini erano puniti se uccidevano altri uomini. La punizione più diffusa era la prigione. E i modi utilizzati dagli uomini che uccidevano altri uomini erano le coltellate, gli spari, l'avvelenamento, lo smembramento. Gli uomini avevano 10 dita delle mani e 10 ai piedi, quindi in tutto 20 dita. Dovevano tagliare le unghie a degli intervalli di tempo. La loro pelle aveva un colore beige rosa o marrone scuro. I loro occhi erano azzurri o verdi o marroni o neri. Se avevano la miopia, portavano degli occhiali da vista e se c'erano molta luce, da sole. Questi occhiali avevano della montatura d'osso o di metallo. Dalle espressioni del viso degli uomini si poteva distinguere i loro sentimenti. Per esempio, quando gli uomini si leccavano le labbra con la lingua, allora erano contenti di qualcosa che avevano mangiato. Al polso del braccio portavano degli orologi. Gli orologi erano impermeabili o no? Gli uomini, prima dei 18 anni della loro vita, erano più energici, più immaturi come carattere, più sprezzanti del rischio e più superficiali. Dopo i 18 anni gli uomini diventavano più responsabili e più strutturati. Inoltre, gli uomini hanno creato in tutti questi anni degli edifici emblematici e anche ponti, porti e canali, e questo è buono.